see a girl who just looks so good that you get pissed the fuck off. Fuck you. Questo è il motivo per il quale ho fatto caso al fatto che nella mia vita mi sono quasi sempre circondata di amiche belle, ma soprattutto che si reputassero belle. Cioè, in un modo forse un po' inconscio, ho sempre fatto in modo di legarmi molto alle amicizie femmine con persone che fossero più o meno consapevoli della propria bellezza. E voi direte, ma perché? Perché è così importante? Beh, perché ho fatto esperienza del contrario. Ho fatto esperienza di un'amicizia stretta con una persona che, ora questa ragazza magari era mezza ironica, però la pensava più o meno così. E quindi che ogni cosa che facevo io o ogni cosa che rappresentavo io, diciamo, ai suoi occhi, lei lo riusciva a vedere come una minaccia. Quindi se è troppo bella lei vuol dire che io non sono bella, se i ragazzi chiedono di uscire a lei vuol dire che non lo chiederanno a me. Quando in realtà poi era una ragazza bellissima, solo che non ne era consapevole e all'interno covava tantissimo risentimento. Al contrario, io ho una discreta autostima, ho un ottimo rapporto con il mio corpo e quindi mi piace avere a fianco le persone strette con cui condivido buona parte della mia vita, persone che non sono lì pronte a cogliere qualunque occasione per buttarmi giù emotivamente, perché questo è l'unico modo che hanno loro di sentirsi belle e realizzate, quello di buttare giù me. No, assolutamente no, e ancora adesso ci faccio caso ancora di più, che seleziono le persone delle quali mi circondo che abbiano un minimo di autostima, o almeno un po' di consapevolezza della propria bellezza. Cioè, sarò strana io, ma io non ho mai pensato che la bellezza incredibile della mia migliore amica potesse in qualche modo mettere in ombra la mia. Assolutamente, cioè se quando andiamo in giro per strada vedo che lei è giustamente guardatissima e osservatissima, perché sono io la prima a guardarla e ad osservarla e a hyparla, come anche lei fa con me, cioè io sono dell'idea che la bellezza si moltiplica, non si sottrae, cioè non è che se io vado in giro con Naomi Campbell allora qualcuno pensa Madonna quanto è cessa quella bionda in confronto a Naomi, no, io penso che se vado in giro con Naomi Campbell, che spero sia consapevole della sua bellezza, in qualche modo la sua consapevolezza arriva anche a me, come io spero che le persone che scelgono di avermi nella loro vita, di avermi come amica, siano consapevole che anche la mia bellezza non è una bellezza che io... È una cosa sharing, è comunitaria, è assolutamente tranquilla, io questo lo apprezzo tantissimo delle persone femmine più strette che ho nella mia vita. È una cosa che io le apprezzo tantissimo, loro mi apprezzano tantissimo e nessuno oscura nessuno, anzi la loro luce, chiamiamola così, arriva anche a me e la mia luce arriva anche a loro. Perché anche se andiamo in giro e vedo che tutti i ragazzi guardano solo la mia amica, è amen, non sarò io il loro tipo, avranno dei gusti di questo tipo. Cioè non è che vuol dire che allora io sono cessa e lei è fighissima, oppure se guardano solo me non guardano lei e allora io sono fighissima e lei è cessa. Cioè niente significa niente, le persone hanno dei gusti, fine. Cioè anche tu hai un tipo, anche io ho un tipo, magari può passare un ragazzo ritenuto bellissimo da tutte, tipo George Clooney, ma io non mi girerei perché non è il mio tipo. Non so se è arrivato il concetto, spero di sì.